solita tradizione si è svolta questa mattina, domenica 28 gennaio, presso la parrocchia Santa Gianna Beretta Molla a Venaria Reale, una delle manifestazioni che più esprimono la profonda religiosità popolare Sant'Antonio Abate, patrono degli allevatori, agricoltori e animali. Un appuntamento sentito e denso di momenti forti e veri. Quest'anno la ricorrenza è stata celebrata da Don Igino Golzio, che a termine della Santa Messa ha benedetto, all'esterno del sagrato, animali e i mezzi agricoli, seguito dal rinfresco offerto dal comitato dei padrini Luca Sra e Tiziana Macali. Durante l'omelia Don Igino ha ricordato tutti gli amici che non ci sono più, allevatori e coltivatori, e sottolineato come ancora molte persone perdono la vita sul posto di lavoro, il 30% impegnati nell'agricoltura. Al termine della messa il parroco ha benedetto trattori, cavalli, cagnolini e una piccola tartaruga nella vaschetta. Tanta soddisfazione per l'intero comitato organizzatore che ha visto una folta partecipazione all'evento dalla cittadinanza di Venaria, affiancata dal primo cittadino Roberto Falcone in prima fila alla manifestazione, che esprime la profonda religiosità popolare e il legame delle tradizioni. Il gran finale delle celebrazioni, la parte più mondana, si svolgerà sabato 3 febbraio alle 20:30 presso il ristorante Moma con la cena di gala di beneficenza.